Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 11 maggio è Sant'Ignazio di Laconi ed è la giornata mondiale dell'orientering. Si tratta di una corsa dove l'aspetto più importante non è solo essere veloci, ma anche sapersi orientare. Coniuga sport e natura. Nato in Scandinavia all'inizio del secolo scorso, che ha come scopo esplorare un territorio sconosciuto, normalmente nel bosco. È noto come lo sport dei boschi ed è in grado di mettere alla prova le capacità atletiche e mentali in un colpo solo. L'orientering è nato inizialmente come tecnica di addestramento riservata ai militari svedesi. La disciplina si è poi diffusa nel resto del mondo come sport aperto a tutti ed è stata riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale nel 1977. Oggi l'orientering si pratica nei 5 continenti e conta su 3 milioni di praticanti. Nel nostro paese l'orientering ha mosso i primi passi nel 1967 in alcune regioni del nord, ma viene considerato subito come uno sport dai valori sani, in quanto garantisce ai giovani e anziani un'attività fisica e mentale.